Ieri un amico, stanco di schivare tartarughine con la bicicletta in centro a Milano, mi ha segnalato che le tartarughe tropicali stanno ormai proliferando nei parchi, nelle aiuole milanesi. E, è un problema, mi ha detto. E questa osservazione cade nello stesso periodo in cui viene pubblicato, anzi è stato pubblicato lo scorso 8 giugno sulla rivista Nature, una ricerca, un articolo firmato da diversi biologi, fra cui il primo nome è quello di Mark Davis del McAllister College, che denuncia l'ostilità nei confronti delle specie aliene, cioè quelle specie non originarie di un luogo che vi sono arrivate in vario modo, per il popolamento, come clandestini su vari mezzi di trasporto o come nel caso delle tartarughe milanesi, come animali da compagnia, specie che poi hanno proliferato nel nuovo habitat. Scrivono Davis e colleghi nell'articolo. Negli ultimi decenni le specie non native sono state accusate di portare all'estinzione le amate specie originarie. L'impatto di una specie aliena, invece, secondo loro, andrebbe valutato caso per caso e sulla base di date reali e non semplicemente sull'alienità della specie. Inoltre, denunciano Davis e colleghi, gli ecosistemi oggi come oggi mutano rapidamente, anche come conseguenza dell'azione antropica, dell'inquinamento e del riscaldamento globale. Dunque, che cosa significa oggi dire che un ecosistema è originario? Infine, denunciano gli autori, le azioni finora intraprese per eradicare le specie aliene non solo si sono rivelate molto costose, ma anche infruttuose. Non tutti però sono dell'avviso di Davis e colleghi. Non è mancata infatti la reazione dei blogger all'articolo originale. Per esempio, Christine Wilcox, una delle blogger di Science Blogs, fa notare a Davis e colleghi che i biologi già tengono conto di questa distinzione. Infatti, solo l'1% delle specie aliene viene considerata pericolosa ed è sottoposta ad un'azione di eradicamento. E Wilcox inoltre mette in guardia i lettori dicendo che l'atteggiamento promosso dall'articolo di Davis e colleghi è pericoloso perché può far sottovalutare il problema sia all'opinione pubblica che ai policy maker. E quando questo invece è un problema serio, perché in alcune zone del mondo le specie aliene hanno quasi portato all'estinzione alcune specie locali. E Wilcox inoltre mette in dubbio persino la validità dell'articolo originale. Non si tratta infatti di una ricerca sottoposta a peer review, ma di un commentario. E come scrive Wilcox, gli esempi portati a supporto della tesi di Davis e colleghi sono tratti da ricerche degli stessi autori firmatari del paper originale. Ma tornando alla situazione locale, alle nostre tartarughine milanesi, sono davvero un problema, come dice il mio amico? Sì, ci risponde Maurizio Casiraghi, biologo dell'Università Bicocca di Milano, esperto in materia. Così ci scrive: si tratta di due sottospecie di Trachemys scripta e si è creata una vera situazione fuori controllo. Sono longeve, voraci e crescono abbastanza velocemente. In condizioni naturali mettono in pericolo di estinzione la tartaruga locale Emys orbicularis. Tutti gli articoli che vi ho citato oggi li trovate segnalati nei commenti a questo video e anche nel post sul nostro blog www.oggiscienza.it.